Una decina di segnalazioni al giorno, una serie di approcci costruttivi nelle principali attività commerciali e una mappatura completa della zona è il bilancio dei primi 7 giorni di attività al macrolotto zero della task force antidegrado voluta dal Comune di Prato per risolvere i problemi di convivenza in questo difficile quartiere alle porte del centro, dove 3 cittadini su 4 sono cinesi. Stamani le nostre telecamere hanno seguito gli agenti della Polizia Municipale e gli ispettori di Alia nel pattugliamento della zona, a caccia soprattutto di comportamenti sbagliati sul fronte del conferimento dei rifiuti. In questa fase non ci sono sanzioni, ma solo spiegazione e informazione puntuale. Ogni giorno ci riportano a casa dalle 5 alle 10 segnalazioni, segnalazioni di errati conferimenti, segnalazioni di abbandoni, in diversi casi anche con l'identificazione del presunto trasgressore. E a quel punto noi facciamo due tipi di azione. Prima di tutto andiamo appunto a parlare con i presunti trasgressori, in questo momento in una fase di informazione e sensibilizzazione. Poi ovviamente arriverà anche la fase sanzionatoria. E nella seconda fase, ovviamente, come Alia, rimuoviamo assolutamente il prima possibile i rifiuti abbandonati o i conferimenti errati. Oggi sono assenti i mediatori cinesi promessi e pagati dalle associazioni culturali, una mancanza compensata dalla perfetta conoscenza della lingua cinese da parte dell'ispettore di Alia, Fabio Scarselli. Qui siamo nel parcheggio accanto al Circolo Curiel in via Filzi. Questa discarica ormai fa parte dell'arredo urbano e il fatto che l'area sia privata a uso pubblico senza un amministratore di condominio non aiuta. Tra l'altro sono gli stessi commercianti cinesi che lavorano nelle vicinanze a lamentarsene. Chi si aspettava che in pochi giorni via Pistoiese e dintorni si trasformassero in un salotto tirato a lucido rimarrà deluso. L'immondizia c'è ancora e in abbondanza, nonostante i continui passaggi e ritiri di Alia. Le situazioni più critiche sono in via Puccini, via Bonicoli, via Rota e via Castagnoli. Il lavoro della squadra antidegrado richiede tempo e pazienza. Qui stiamo a fare informazione e a cercare collaborazione. Le sanzioni ci saranno lo stesso, perché siamo organizzati per sanzionare, però questa è la fase in cui, riuscendo a avere la collaborazione, forse si imposta il lavoro per il futuro. Per la municipale lo sforzo è enorme perché oltre alla pianta organica da rimpinguare, la nuova attività si somma a quelle già presenti in zona. Non è un caso che durante il pattugliamento la squadra si sia imbattuta in un controllo a un negozio da parte del nucleo antievasione che oltre agli agenti di Piazza dei Macelli vede la presenza di altri ispettori Alia. Svuotare l'oceano richiede più di un secchiello.